usate chitarre e tambure, perché sta musica sa da cagna. Sim brigante facim paura, e ca scuppetta volim canta, e ca scuppetta volim canta. E mo cantammo sta nuova canzone, tutta la gente se la tampara. Non ce ne fotte dure burbone, a terra nostra e non sa da tucca, a terra nostra e non sa da tucca. Facciamo intervenire subito il consigliere Marino. Perché non esiste questo assessorato regionale che comprenda, che valorizzi anche l'identità napoletana? Che cosa possiamo fare? Buongiorno, grazie per l'invito a Rispoli. Perché non esiste? Per le ragioni che ha appena detto il professore, esattamente questo. Permettetemi però un passaggio, perché credo che Schifano possa essere definito a tutti gli effetti come uno scugnizzo napoletano. Scugnizzo nel senso più ampio, nell'accezione buona del termine, l'ingegno napoletano, la capacità di tornare, di voler a tutti i costi fare breccia in un muro ormai di gomma. Facevo delle valutazioni anche sulle parole di Rispoli. Credo che in questo momento noi ci prepariamo ad uno dei momenti più bui della nostra storia. C'è un sistematico attacco alle istituzioni democratiche e o democraticamente elette, e ci stanno togliendo anche quella, io credo, ultima possibilità di intervenire e di affondare sempre di più le nostre radici dopo il taglio delle province. Stiamo subendo una pressione mediatica e anche giudiziaria da parte della magistratura ordinaria sulle istituzioni regionali, sempre perché l'ultimo Parlamento eletto, l'ultimo parlamentino eletto. E a questo punto io mi chiedo e chiedo questo forte impegno. Noi siamo, credo, un po' tutti quanti fortemente legati dalle nostre radici profonde qui nel nostro territorio, però dobbiamo prendere atto, caro Schifano, prendiamo atto che anche i rami sono secchi ormai, perché le radici sono ancora buone, ma i rami che rappresentano questa nostra cultura e questa nostra forza sono ormai secchi. Dobbiamo prevedere un ricambio. Dobbiamo avere il coraggio, la capacità di fare come facevano i bravi contadini, di potare quell'albero e far sì che le prossime foglie, i prossimi rami, i prossimi frutti siano più buoni. Io stamattina ho incontrato un amico, Gaetano Bonelli, e l'ho ascoltato il suo grido di dolore. Un uomo che da solo riesce a costruire una galleria d'arte, non so come lo definire, un pezzo di storia importante della nostra storia, forse il pezzo migliore che la nostra regione oggi può avere, e lo fa in una maniera del tutto privata, autonoma, con la forza sua economica, con la difficoltà economica di doverlo raccogliere, e in più, quello che è ancora peggio, interroga le istituzioni, dice: sono pronto a mettervi a disposizione quello che è una mia raccolta, quello che è una forza, è mia solo perché in questo momento la custodisco a casa, ma sostanzialmente è posta perché appartiene al popolo, appartiene a voi, e non riesce ad avere nemmeno considerazione dalle istituzioni. In nome di che cosa? Di una tanto millantata crisi economica, di una spending review, perché ci riempiamo ormai tutti quanti, io la chiamo ormai crisi, una grossa crisi, tolgo anche i termini in inglese perché sembra quasi che diventiamo tutti quanti più snob se ogni tanto mettiamo qualche parola in inglese o qualche parola di un'altra lingua. Siamo in piena crisi, ma questo in ogni caso ci deve dare la forza per capire che probabilmente possiamo farcela, però sempre e soltanto se il nostro impegno è massimo. Io, entrando in quest'aula, che ho la massima considerazione di tutte le aule dei parlamentini dove si discute, dove qualcuno ci mette la passione, avrei voluto anche io probabilmente la bandiera napoletana, forse, anzi di sicuro, vista bene, il crocifisso lì per me va bene, ma questa è una mia valutazione strettamente personale. Però vi dico che bisognerebbe far conoscere la storia, magari raccontandola anche ai bar e ai marciapiedi. Io in estate ho partecipato a un processo contro Ferdinando II di Borbone,
era una manifestazione organizzata in piazza con professor Tesauro, con magistrati. Mi fu chiesto allora, disse Angelo Marino, tu se vuoi puoi fare il PM, il pubblico ministero, quindi la pubblica accusa nei confronti di Ferdinando II di Borbone. Rispoli mi attaccò quasi immediatamente, fu una questione di secondi, ma io dissi guarda Luigi, probabilmente in questa terra per poter vincere una battaglia devi anche saper giocare un doppio gioco in qualche punto della tua vita, e sono andato a fare il PM. Ho letto un bel po' di libri, un bel po' di testi, perché prima di andare magari in piazza a sostenere un'accusa nei confronti di qualcuno o una difesa celata, perché poi alla fine così era, io sono stato lì per farlo assolvere, ho chiesto l'assoluzione, non è che non gli ho chiesto la condanna. Ho studiato un po' e ho capito che la nostra difficoltà più forte è proprio quella di poter rappresentare quello che è la nostra cultura, il nostro essere persone speciali qui nel sud. Abbiamo la difficoltà di rappresentarlo altrove, perché quasi sembra che il napoletano in certi momenti della sua vita si vergogni di essere napoletano. Si vergogna di essere napoletano perché la napoletanità non viene rappresentata in quel modo migliore che noi dovremmo fare. Io quell'assessorato in Sicilia lo conosco perché per un periodo di tempo mi sono illuso, lo dico in tutta sincerità, ne faccio pubblica ammenda, che creare un forte partito del Sud poteva significare probabilmente un momento di rinascita per la politica anche del centro-sud Italia. Mi sono reso conto però che così non era, perché questo tanto sbandierato Sud, sulle bandiere, sui manifesti politici, servono soltanto a cercare di creare una setta per poi contrapporsi a un Nord che sostanzialmente poi fa il suo lavoro e probabilmente spesso lo fa bene, ma non ha nessuna propensione terra alla rinascita di quella napoletanità, di quell'essere uomo del sud, di quell'essere uomo, io dico speciale, perché di fatto noi abbiamo qualcosa di diverso nel nostro DNA e l'abbiamo perché ci rendiamo conto che siamo abituati nella nostra vita ad essere dei grandi. E contro prova siamo qua. E contro prova che siamo qua. È vero, però c'è stato le nostre esigenze, le nostre complessità, la nostra forza, spesso noi non siamo rappresentati nelle massime aule della politica, e se lo siamo, siamo probabilmente rappresentati in un modo particolare che non ritengo, spesso non ritengo giusto per questo popolo. Però il terzo settore da noi funziona, il volontariato funziona. Io qui ho visto entrare prima gli amici dell'Associazione del Corpo di Napoli, ragazzi che lavorano dalla mattina alla sera senza avere nulla in cambio, che però stanno cercando di difendere una parte del cuore di Napoli che è lasciato a se stesso. Io ascoltavo l'intervento di Schifanomo quando fu premiato a Fenero Casariello, quando disse mi spiegate perché non mettete le indicazioni delle strade napoletane, perché non lo fate. Mi dispiace deludere su certe cose, prima di mettere il napoletano noi dovremmo almeno cercare di mettere delle indicazioni sulle strade per dire dove sono i posti che rappresentano la nostra napoletanità. Oggi per un turista che arriva a Napoli, magari ci arriva con una nave da crociera, non sa dove essere Gregorio Armeno. Lo mettiamo in napoletano. Lo mettiamo in napoletano. È una lingua perfetta, è una lingua in evoluzione, una lingua viva, il toscano è una lingua morta. È una lingua fissata dall'epoca di Dante, da Crusca. Sapete che Italo Svevo, per prendere un esempio molto meridionale, Italo Svevo, la coscienza di Zeno, che è un capolavoro assoluto, dicevano che era scritto male, perché non era passato nell'arco dell'anno. Dunque bisogna stare attenti, siccome ci sono in Conaime negli anni 70 molti turisti che vengono e con piacere li vedo a Napoli, allora mettiamo l'indicazione in napoletano e i turisti nei loro libri turistici avranno la frase napoletana tradotta nella loro lingua. Voglio dire, ben vengano le istruzioni, le descrizioni in napoletano. Perché in fin dei conti il napoletano è la lingua che si capisce in tutto il sud Italia, fino a Chino. Voglio dire, c'è... Anche oltreoceano. Sì, certo, oltreoceano pure.
Dunque, non penso, io se mi permette... Scusi professore, volevo solo terminare su questo, perché è un piccolo passaggio, ma penso importante. La politica seduta qui oggi deve assumersi, avere la capacità di assumersi anche impegni. E il nostro impegno in questo momento è un impegno deciso e vero, anche a termine. Noi abbiamo presentato, con l'aiuto degli amici dell'Associazione Corpo di Napoli, una proposta che sembra per alcuni banale, una proposta di legge, ma non lo è stata, anzi ha creato un bel po' di rumore, che era quella sul pastore napoletano. Non possiamo più consentire che magari si venda della merce o si sfrutti un'idea di Napoli e lo facciano magari i cinesi da qualche altra parte, e quindi sminuiamo quella che era la nostra idea di territorio, di radici e di altro. Io oggi assumo qui un impegno, l'abbiamo già fatto per la verità insieme ai Rispoli in un secondo, scambiandoci con una parolina all'orecchio, che è quella di presentare una proposta di legge sull'identità napoletana da affiancare a quello che sono gli assessorati specifici. Noi lo faremo insieme, scriveremo a più mani e magari le chiederemo su questo specifico argomento di aiutarci nella redazione che accompagna il progetto di legge in Consiglio regionale. E lì ci misureremo magari con chi realmente ama la nostra terra e chi realmente vuole fare qualcosa. Questo è l'impegno che noi in questo momento assumiamo e di sicuro questa proposta di legge entro Natale sarà pronta o comunque andrà in discussione in aula, e su questo, con il suo sapere, la sua forza, la sua passione, se ci aiuterà nei dibattiti, farà sì che questa proposta di legge avrà finalmente un percorso molto più veloce e più agevolato, da dare, diciamo la verità, la prima risposta vera che poi è a questa rinascita, che non deve essere celata dietro una bandiera solo perché scriviamo sud per raccogliere consensi, ma perché va nel profondo delle radici e nel profondo del pensiero napoletano, nel profondo del pensiero del sud. Grazie consigliere, abbiamo iniziato benissimo con un impegno concreto. Di solito gli impegni si prendono alla fine degli incontri, questa volta abbiamo iniziato con un impegno proprio all'inizio. Gianna Schifano, vuole replicare? No, Ramme posate, chitarre e tambure, perché sta musica sa da cagna, sim brigante facim.